Allora, il sindaco, il dottor Di Girolamo e il dottor Scordo. È una giornata importante questa per il circo lavoratori Terni, perché si attrezza con una struttura davvero importante, Presidente. Chi segue come te le vicende del circo lo sa che è una battaglia che portiamo avanti da più di 10 anni. I ragazzi e le ragazze del canottaggio non avevano una sede adeguata ai loro sforzi, ai loro sacrifici, a quelli delle loro famiglie. Si alzano la mattina presto, alle 6, vengono presi in un pulmino, si recano sul lago con ogni temperatura e poi vanno a scuola. Finalmente siamo riusciti a coronare un sogno e a dargli una sede adeguata. Questa grazie alla nostra azienda, alla CE Speciali Terni, al supporto che non è mai mancato del comune di Terni. Sindaco, la collaborazione praticamente azienda privata e comune e istituzione, quindi hanno dato il là a una, non solo al, a un lato positivo per l'aspetto agonistico, ma anche per la riqualificazione di una parte importante del lago adiacente al centro federale. Sì, attraverso questa iniziativa oggi si riqualifica una parte del lago che ha questa vocazione che è insieme turistica e sportiva. Aumentiamo la nostra infrastrutturazione in uno sport quale quello del canottaggio, che viene di lungo al centro degli interessi della federazione, e quindi per noi è molto importante. E l'altro elemento forte, lo diceva Giovanni Scordo, è che fa Acciai Speciali Terni, il circolo in particolare e la comunità ternana, ci sono rapporti che si stanno ulteriormente rafforzando dopo un periodo difficile che si è attraversato, e la testimonianza non è solo i dati di bilancio positivi, nuova occupazione che si crea, ma questo legame fra la città e l'azienda che trova nel circo lavoratori il suo testimone più importante. Quindi per tutti noi è un elemento di garanzia, di grande soddisfazione, su cui intendiamo andare avanti e incrementare. Grazie.